Gesù, passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla. È una scena che noi ascoltiamo spesso nella proclamazione della parola biblica. Ovunque va, Gesù attira un numero considerevole di persone. Persone vogliose di ascoltare la sua parola, di ricevere consolazione, guarigione, di rinnovarsi nella vita, quindi misericordia, e di guardare al futuro con la forza della speranza. Un futuro capace di aprire nuovi spiragli di affermazioni, non tanto egoistiche, quanto spirituali e umane. In questo scenario di tante persone attorno a Gesù si fa avanti il capo della sinagoga di Cafarnao. Cafarnao è stato sempre un punto molto importante per Gesù di riferimento. Quest'uomo importante, forse anche temuto, perché capo della sinagoga, certamente una persona colta, facoltosa, si è spogliato dell'egoismo, dell'arroganza e ha vestito i panni dell'umiltà, riconoscendo in questo giovane maestro colui che poteva aiutarlo, perché la sua figlioletta stava morendo. Viene a imporre le mani perché sia salvata e viva. Una testimonianza di fede, fratelli e sorelle, pubblica, all'aperto, senza paura di fare brutta figura perché era un personaggio. Ciò che lo ha spinto è perché la sua vita di padre stava per essere coperta dalla tragedia più deludente, la morte della propria bambina, appena dodicenne. Ecco l'amore del padre, come viene fuori, e che cosa non è capace di fare un padre per la propria figlioletta. La cosa bella, fratelli e sorelle, che Gesù non perde tempo quando l'uomo ha bisogno del suo intervento. Andò con lui subito e molta folla lo seguiva. Chissà quanta curiosità in tante persone, o chissà quanta semplicità e quanto bisogno di condividere questi momenti importanti, di una domanda da parte di una persona bisognosa e da parte di Gesù nel dare la risposta di consolazione. Ma in questo cammino si presenta un altro episodio, non di fede pubblica, ma di fede umile nascosta, di una persona chiamata l'emorroissa, perché perdeva sangue. E anche qui, da 12 anni,
una persona che per la perdita del sangue si riteneva impura, e allora questa persona ha pensato: se io potessi toccare il lembo della veste di Gesù, che fede mirabile, una fede inginocchiata, il lembo della veste di Gesù, quanta fede. Aveva speso tutti i suoi averi, le aveva tentate tutte, ma è andato sempre più peggiorando. Ma in Gesù ha visto il Salvatore, il guaritore, non un guaritore come lo pensi il mondo, ma come colui che manifesta la misericordia e la compassione del Padre nella potenza dello Spirito Santo. Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. Che professione di fede! In silenzio, in umiltà, è riuscita a toccare il lembo e lei guarisce. E Gesù: chi mi ha toccato? Chiedendo ai discepoli. E intanto con lo sguardo cercava il bisogno di una donna che aveva chiesto il suo intervento. L'uomo superficiale, naturalmente, è quello che ragiona con la sensazione a pelle. A Gesù: ma tu sei circondato da tante persone e adesso va a vedere chi poteva toccarti. Ma lui aveva già sentito uscire quell'energia misteriosa e taumaturgica, e con lo sguardo ha cercato quella donna che subito si prostra. Impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, e ha professato la sua esperienza di fede. Figlia, risponde Gesù, la tua fede ti ha salvato. Va in pace e sii guarita dal tuo male. Vedete, fratelli e sorelle, quando la fede è pura, forte, commuove il cuore di Dio e ottiene tutto da Dio, perché Dio è compassionevole e si prende cura dei suoi figli. E intanto giungono alla casa, ma nella strada con i servi annunciano al capo della sinagoga che la figlia era morta. Gesù, non curante, continua ad aver fede. Quando noi siamo presi dal disorientamento, dalla disperazione, dalla delusione, non dobbiamo mai mollare, cari fratelli e sorelle. Non dobbiamo mai perdere il punto di riferimento, non dobbiamo mai crollare nella fragilità che svilisce la fede. Ma dobbiamo essere sempre abbracciati alla fede, perché abbracciando la fede abbracciamo Gesù, e abbracciando Gesù abbracciamo il Padre, e il Padre sa come venire in soccorso dei suoi figli. E poi ancora un'altra grande lezione: la bambina morta, la gente che piange, i parenti, tutti quanti. Agli occhi dell'uomo, agli occhi della storia, quella bambina non respirava più. E anche qui, talita cum, fanciulla, io ti dico, alzati.
Il sonno della morte, cari fratelli e sorelle, non è la fine definitiva, la fine che butta nel nulla. Vita mutato non tollitur, noi preghiamo nel prefazio dei defunti. La vita è mutata, non viene tolta. E si aspetta la voce di colui che la fa risorgere. E qui Gesù, con la sua voce, richiama la vita, questa fanciulla, e la riconsegna alla gioia della famiglia e naturalmente anche del capo della sinagoga. Non bisogna piangere di disperazione, ma piangere di fede. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà in eterno. Dobbiamo ricordarle queste parole. E qui c'è la concretezza di queste parole. E allora, fratelli e sorelle, anche noi possiamo avere momenti di particolare sofferenza nella vita. Delusione, amarezza, fallimento, di fragilità, impensabile. Non dobbiamo mai disperare dell'aiuto di Dio, perché anche se noi gli voltiamo le spalle, Lui è sempre accanto a noi, pronto ad abbracciarci. Basta girarsi, farsi guardare e dire: io sono qua, aiutami.